Ciao a tutti, eccoci qua. Oggi voglio presentare questo nuovo progetto, una maglia molto molto particolare. Si lavora un due motivi, un motivo molto semplice che si realizza in questi vari colori, come vedete, il bianco, l'azzurro e il fucsia. E dopo aver fatto il nostro lavoro, che però verrà spiegato nel momento che lavoriamo, si utilizza anche un altro motivo, che sono questi bordini qua. Vedete? Che io ho applicato diversamente dal colore che abbiamo di base, come vedete. Poi si lavora, come vi ho detto, in tondo. Questa è una taglia che si può fare sia piccola che grande, varie misure. Non è troppo trappolata, come vedete. E devo dire che è molto molto bella, anche facile da realizzare. Ha queste maniche qui, anche vedete, molto particolare, e la parte sopra della spalla uguale. Io l'ho realizzata così perché mi piaceva tantissimo. Ho utilizzato l'uncinetto le 3, questa è una taglia 42-44 e adesso piano piano vi faccio vedere come viene la maglia. Si lavora, come vi ho detto, in tondo. Poi quando si arriva alla parte, aspetta che vi faccio vedere, quando si arriva a questa parte qui si divide il lavoro e come vedete solo in questa parte qui dell'azzurro finisce il motivo, perché la parte dietro che adesso vedete non c'è nessun motivo, vedete? Perché l'ho voluto fare dietro normalmente, finisce solo il bianco tutto in tondo e poi l'azzurro solo la metà della maglia. Vedete com'è bella? Questa la mettiamo come prima, la rimettiamo a posto e così almeno avete tutta l'idea della nostra maglia. Vi devo dire che questa maglia è molto molto delicata e si può indossare in vari abbigliamenti e si può fare anche con le maniche un po' più lunga e più larghe come volete voi, ok? Bene, detto questo, adesso posso dire buon lavoro. Bene, per questo lavoro io ho utilizzato questi tre colori. Ho utilizzato 200 g del bianco, che adesso vi farò vedere come si chiama, 180 g di questo azzurro, o celeste come lo volete chiamare, e 150 g del fucsia. Ok? Allora, di questi colori si chiamano i colori faraone. Come vedete, numero 5, 100 grammi, 100% cotone egiziano. Questo sono, questo è un colore 3224 bagno 09. Sono 100 grammi, 100% puro cotone, 272 metri. Io l'ho utilizzato con l'uncinetto del 3. Sempre se si vede. Perfetto. Poi ho utilizzato il bianco, sempre la stessa marca. Il faraone numero 5, 100% cotone egiziano, questo è colore 01, bagno 387, sempre 100 grammi, 272 metri, con l'uncinetto le 3. Infine il faraone, sempre numero 5, con il colore azzurro, celeste come lo vogliamo chiamare, perché è bello chiaro, 285, bagno 322. Colore, scusate, 100 grammi, 272 metri, sempre con l'uncinetto del 3. Allora, il faraone Tintunita, questo costa 100 grammi, 2,40 euro, ok? Almeno sapete su e giù quanto il prezzo di queste gomitre. Per trovare queste gomitre, sapete già, basta cliccare sul box informazione che metterò il link del sito e potete trovare altri colori, altri modelli di filati, ok? Bene, detto questo, adesso passiamo al lavoro. Ok, per questo lavoro dobbiamo dire subito che è un multiplo di 4 catenelle e utilizzo l'uncinetto le 3. Allora, per la taglia 40-42 andrò a mettere 180 catenelle, diviso 4 che è il multiplo, vengono 45 motivi. Invece per la taglia 42-44 che andremo a fare noi, questa, 200 catenelle diviso 4 vengono fuori 50 motivi. Per la taglia 44-46 metto su 220 catenelle diviso 4, escono fuori 55 motivi. Per la taglia 46-48 vado a mettere su 240 catenelle diviso 6 con 60 motivi. Taglia
taglia 48-50, 260 diviso 6, 260 sono le catenelle, diviso 6 vengono fuori 65 motivi. Chi vuole fare anche la taglia 50-52 può mettere su 280 diviso, scusate, diviso 4, perdonate, ho messo 6, diviso 4 vengono fuori 70 motivi per la taglia 50-52, per cui mettete su 280 diviso 4 escono fuori 70 motivi. Ok, lo scrivo qua, 50-52, 280 diviso 4 vengono fuori 70 motivi. Ok, e così via, si va avanti. Ricordate che la taglia 46-48, 240 diviso 4, perché sono 4 le catenelle, 60. Invece taglia 48-50, 260 diviso 4, 65 motivi. Ok, bene, detto questo adesso iniziamo a lavorare. Voi mettete su 200 catenelle, perché vi ricordate che ho un multiplo di 4 catenelle, ok? Io ne metto solamente poco, 40 catenelle, perché vi faccio vedere solo il campione come lavorare. Adesso, dopo aver messo 200 catenelle, vado alla prima catenella iniziale, ok? Entro e faccio una maglia bassissima. Ok, adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nella catenella successiva e lavoro la maglia alta. Questo è il nostro primo giro. Vado nella catenella successiva e faccio una maglia alta. Catenella successiva, faccio una maglia alta. Così. Catenella successiva, una maglia alta. Catenella successiva, una maglia alta. Praticamente facciamo tutto il primo giro di maglia alta, ok? Facciamo tutto il giro così, di maglia alta. Finisco il primo giro, come vedete, con tutte le maglie alte, ok? Adesso vado alla terza catenella iniziale e faccio una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nella maglia alta successiva e lavoro la maglia alta. In totale abbiamo lavorato con le 3 catenelle 2 maglie alte. Vado nella successiva e lavoro una maglia alta. In totale 3 maglie alte, ok? Una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e lavoro una maglia alta. Nella successiva ricomincio un'altra maglia alta. Nella successiva un'altra maglia alta. Totale abbiamo lavorato di nuovo 3 maglie alte. Ok? Una catenella di separazione e ricominciamo. Saltiamo una maglia, andiamo nel successivo e lavoriamo 3 maglie alte. 1, successiva 2, successiva 3. Ok, così, una catenella di separazione, di nuovo saltiamo una maglia, vado nella successiva e lavoro di nuovo 3 maglie alte, 1, successiva 2, successiva 3, così, catenella di separazione, di nuovo ricomincio, salto una maglia, vado nella successiva e lavoro 3 maglie alte, 1, successiva 2, successiva 3. Catenella di separazione, di nuovo ricomincio, salto una maglia, vado nella successiva, lavoro 3 maglie alte, 1, successiva 2, successiva 3, e abbiamo lavorato 3 maglie alte, di nuovo, una catenella di separazione e così via per tutto il giro, saltate una maglia, andate nella seconda, nella successiva, lavorate 3 maglie alte, così vedete tutto il giro, il secondo giro. Finisco il giro con le 3 maglie alte, poi la catenella di separazione, saltiamo questa maglia, vedete, e andiamo qui alla terza catenella iniziale, facciamo una maglia bassissima e praticamente abbiamo finito il secondo giro. Andiamo a fare il terzo giro. Il terzo giro facciamo praticamente 3 catenelle, vado dove c'è la maglia alta, lavoro la maglia alta, dove c'è la maglia alta, lavoro la maglia alta. Vado dove c'è il foro, lavoro la maglia alta e ora lavoro di nuovo le 3 maglie alte. Praticamente dobbiamo rilavorare di nuovo tutte le maglie alte. Dove c'è nel foro si lavora la maglia alta, vedete? Maglia alta su maglia alta e quando si arriva nel foro si lavora la maglia alta. E di nuovo, dove c'è la maglia alta, lavoro la maglia alta. Maglia alta. Maglia alta.
nel foro lavoro la maglietta. Praticamente rifacciamo di nuovo, come tutto il primo giro, di nuovo le magliette, però questo è il terzo giro, ok? Lavorate tutte le magliette, quando ci arrivate nel foro lavorate la maglietta. Lavoriamo tutte le tre magliette, poi nel foro una maglietta, così tutto il terzo giro. Finiamo il terzo giro, vedete, ho lavorato tutte le magliette, nel foro ho lavorato la maglietta. Vedete, finito con nel foro una maglietta. Adesso la terza catena iniziale, chiudiamo il terzo giro. Adesso andiamo a fare il quarto giro. Il quarto giro praticamente andiamo a fare una catenella e dopo fatto la catenella rientro, faccio una maglia bassa. Adesso nelle magliette sottostanti entriamo e facciamo una maglia bassa. Tutte le magliette sottostanti entriamo, facciamo una maglia bassa. Praticamente questo giro lavoreremo tutte le maglie basse. Ogni maglietta sottostante lavoriamo una maglia bassa. Così. Tutte le maglie basse, ok? Questo è il nostro quarto giro. Così, tutte le maglie basse, ogni maglietta sottostante. Lavoriamo tutte le maglie basse, ok? Finiamo tutto il quarto giro così. Bene, finiamo il nostro giro con la maglia bassa, vado dove c'è la maglia bassa, entro e vado a fare una maglia bassissima. E finiamo così il quarto giro, ok? Adesso andiamo a fare il quinto e ultimo giro. Il quinto e ultimo giro facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, una maglietta, una catenella invece la catenella di separazione, ok? Saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Una catenella di separazione, di nuovo saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e lavoriamo una maglia alta. Ok? Così. Una catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo, una catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e lavoriamo una maglia alta. Una catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e lavoriamo una maglia alta. Vedete? Questo è tutto il quinto giro, così. Lavoriamo tutto il quinto giro così. Finisco il giro con la maglietta, una catena di separazione, salto questa maglia, vado alla terza catena iniziale, entro e faccio una maglia bassissima. Abbiamo finito il quinto giro. Praticamente il nostro motivo è questo qui. Vedete? È questo. Primo giro magliette, secondo giro 3 magliette, una catenella, 3 magliette, vedete, saltate una maglia. Poi il terzo giro tutte magliette, il quarto giro tutte maglie basse e il quinto giro 4 catenelle, una maglietta, saltando sempre una maglia e così tutto il quinto giro. Adesso questo è il nostro gruppo, dal primo al quinto giro. Adesso iniziamo di nuovo dal primo giro lavorando tutte le magliette e vi faccio vedere. Cominciamo dal primo giro facendo 3 catenelle, vado nel foro e lavoro una maglietta. E dove c'è la maglietta entro e lavoro la maglietta. Vado nel foro e lavoro la maglietta. E dove c'è la maglietta lavoro la maglietta. Nel foro una maglietta. E dove c'è la maglietta lavoro la maglietta. Nel foro una maglietta. E dove c'è la maglietta lavoro la maglietta. Ok? Così tutto il primo giro. Si ricomincia così. Allora, il lavoro che andremo a fare, abbiamo bisogno di due gruppi, praticamente dal primo al quinto giro e di nuovo dal primo al quinto giro, due gruppi. Io farò adesso il mio lavoro, cambierò il colore quando finisco il quinto giro, poi ricomincio con un altro colore, sempre dal primo giro con le magliette, ok? Per cui il gruppo è fatto dal primo al quinto giro, che sono dove ci sono la maglietta e la catenella, questi qua. Ok? E poi si ricomincia di nuovo dal primo giro tutte le magliette. Praticamente andrò a lavorare così. Perché mi serve? Perché dove ci sono questi fori qua, ok, andremo a fare un altro tipo di lavoro, ma questo lo andremo a fare dopo. Adesso io ve lo faccio vedere, vado a lavorare tutti questi miei giri, gruppi, perché il gruppo è fatto dal primo al quinto giro, ne farò due, praticamente due giri, due gruppi ogni colore, ok? E io vi dirò che utilizzerò tre colori, adesso questo azzurro, il bianco e il fucsia, così ve lo faccio vedere dopo.
e andremo a fare questi due motivi. Praticamente il primo gruppo dal primo al quinto giro e il secondo gruppo di nuovo dal primo al quinto giro, un colore, ok? Praticamente due gruppi con un colore. Adesso vado a lavorare e dopo vi faccio vedere. Come vedete ho fatto due gruppi. Allora, abbiamo iniziato dal primo al quinto giro, cioè vedete tutti fuori questo qua insieme. Poi ho fatto di nuovo dal primo al quinto giro, vedete? Praticamente adesso, da questo momento, io ho tagliato il filo e vado a cambiare colore. Inizio dal primo al quinto giro, ok? Questo era il campione. Adesso vi faccio vedere la maglia che io ho fatto. Questa è la maglia che io ho fatto, questi qua adesso lo vedete dopo che abbiamo fatto il campione, vi faccio vedere come fare questi qua, però l'importante è capire la maglia. Io ho fatto il primo gruppo, mettere da qui a qui, il primo gruppo in bianco, poi ho fatto di nuovo due gruppi, vedete, uno e uno due, per cui da primo a quinto giro, dove c'è questo colore, il quinto giro, ok? Praticamente un gruppo, poi il secondo gruppo, vedete, c'è fuori, poi di nuovo ho cambiato colore, ho fatto dal primo al quinto giro e di nuovo dal primo al quinto giro, dal primo al quinto giro, dal primo al quinto giro. Praticamente ogni due gruppi ho cambiato il colore, per cui ho fatto due gruppi, 2, 4, 6, 8, 10 e poi nell'ultimo gruppo con questo colore l'ho lasciata ancora così dal primo al quinto giro, perché il secondo gruppo lo faremo insieme dividendo però il lavoro, perché adesso vado a dividere il lavoro. Però prima di andare a dividere il lavoro vi insegno come fare questo bordino qua, ok? Questo bordino qui lo si fa dove c'è il quinto giro. Praticamente il quinto giro è questo qui, dove ci sono i fori, vedete? Questo qua, dove ci sono i fori, e noi iniziamo subito dal quinto giro qua, subito, ok? Che è questo qua, il quinto giro. Poi nel primo al quinto giro l'ho lasciato libero, di nuovo dal primo al quinto giro, e dove c'è il quinto giro vi vado a fare questo motivo qui, vedete? Praticamente dove l'inizio del quinto giro faccio questo motivo, poi qua non lo lavoro. Poi di nuovo dal primo al quinto giro, dove c'è il quinto giro faccio questo lavoro, di nuovo dal primo al quinto giro niente e così via, ok? Io in totale di questi motivi ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5 motivi, ma chi vuole può anche fare di nuovo per esempio due motivi uguali dove c'è il quinto giro, due colori uguali, vedete? Io l'ho lasciato così perché così rende ancora bella la maglia. Ok? Per cui adesso andremo prima a insegnarvi come fare questo motivo qui e poi andremo a dividere la maglia. Ok? Andiamo a prendere il campione e vi faccio vedere. Adesso iniziamo. Allora, dove c'è il quinto giro, che praticamente è questo, vedete, dove ci sono tutti i fori, ok? Dove c'è la maglietta, catenella, maglietta, ok? Il quinto giro, entro così. Così nel foro entro e chiudo con una catenella, ok? Adesso facciamo 2 catenelle e adesso andiamo a fare 3 magliette chiuse insieme. 1, rientro 2, rientro 3, senza chiudere i punti, vedete? Chiudo tutti e 4 i punti adesso. Adesso cosa faccio? Vado nel foro, vedete, dove c'è la magliata, nel foro successivo entro così, ok? E faccio una maglia bassissima, ok? Faccio ora, ricomincio, io ho 2 catenelle che non li contiamo mai, praticamente questo non si contano, ma andremo a fare sempre nel foro qui, nel foro 3 magliette chiuse insieme, per cui senza chiudere il punto 1, rientro 2, rientro 3, chiudo tutti e 4 i punti, così vado nel foro successivo, così vedete, entro e di nuovo qui andiamo a fare una maglia bassissima, così con 2 catenelle, 1 e 2, rientro, adesso facciamo 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3. Chiudo tutti e 4 i punti, così. Adesso
vado di nuovo, prendo la maglia, la metto così, entro qui così e faccio una maglia bassissima, ok? E ricomincio 2 catenelle e vado nel foro e faccio di nuovo 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3, chiudo tutti e 4 i punti, così, vedete? Vado nel foro successivo dove c'è la maglia alta, vedete, così, la metto così, lavoro, entro e faccio una maglia bassissima. E ricomincio 2 catenelle e vado a fare di nuovo nel foro 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3, chiudo tutti e 4 i punti, prendo di nuovo la maglia, ok, entro dove c'è la maglia alta, vedete, così, entro e faccio una maglia bassissima, così, 2 catenelle, ricomincio di nuovo nel foro 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2 e rientro 3, chiudo tutti e 4 i punti e di nuovo ricomincio qui dove c'è la maglia alta nel foro, metto la maglia così, viene più comodo, entro e faccio una maglia bassissima e ricominciate 2 catenelle e così via. Vedete come viene bello il lavoro? Questo è il lavoro che dovremo fare, ok? Andiamo a fare tutto il giro così. Finisco il giro, vedete? Sono chiuse le quattro magliette, chiuse insieme. Vado qui dove abbiamo iniziato, entro così e faccio direttamente come ho fatto prima una maglia bassissima. Ok? Così. E chiudiamo con una catenella. Tagliamo il filo e poi lo andiamo a nascondere la parte dentro del nostro lavoro. Vedete? Così prendiamo questo filo qui, entriamo. E lo vado a nascondere, vedete, un attimo, così, dentro, uno, e la stessa cosa andate a fare qua, dentro la seconda parte del filo, in modo tale che così non si vedono, vedete? E questo è il nostro lavoro. Praticamente dove c'è il quinto giro abbiamo lavorato così. Vedete com'è bello? Poi, chi vuole può anche farlo nel quinto giro. Secondo me, io questa parte qui la lascio libera e ricomincio con i due colori. Con i due colori del primo, nel quinto giro, il primo del colore, inizio a fare di nuovo questo, cambiando naturalmente il colore. Ve lo rifaccio vedere nell'originale, ok? Del lavoro. Questo è l'originale del lavoro. Io nel primo e quinto giro, dove c'è il quinto giro, ho fatto il motivo, poi qua nel primo quinto giro l'ho lasciato vuoto e poi ho ricominciato dove c'è il secondo gruppo, vedete, primo secondo gruppo il colore azzurro, nel quinto giro, vedete, il primo motivo fatto con il bianco, il secondo l'ho lasciato vuoto, vedete, così. Ma chi vuole può, come ho detto prima, farlo anche dove c'è sempre il quinto giro, gli stessi colori, due colori uguali, due colori uguali. Ma chi vuole può fare così. Adesso io, dove aver fatto totale due gruppi, 2, 4, 6, 8, 10, e poi abbiamo fatto 11 gruppi. Vedete, il dodicesimo gruppo lo inizio dividendo il lavoro e vi faccio vedere. Ok, io cosa ho fatto adesso? Ho iniziato qui a contare nel primo foro, ok? Ho lasciato 50 fori da qua a qua, sono 50 fori. Poi dal foro qui a qui sono altri 50 fori, ok? Per cui la metà è questa qua, da qui a qui. Questi sono 50 fori. Qui metto così, mi esce fuori un foro. Vedete? Qui. Se lo mettete giusto, sono praticamente giusti i fori, ok? Da qua a qua, contati i fori, da una parte sono 50 e da 50 di qua, ok? E adesso iniziamo il lavoro. Iniziamo di nuovo dal primo giro, sempre con lo stesso colore. Ok, adesso iniziamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado nel foro e faccio la maglietta. Vado dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta. Nel foro maglietta, dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta, nel foro maglietta e lavoriamo così tutto il primo giro.
Magliotta su magliotta nel foro magliotta. Ok? Lavoriamo tutto così. Così. Dove c'è nel foro fate la magliotta e dove c'è la magliotta si lavora la magliotta, ok? Lavoriamo così. Praticamente chi fa la mia taglia deve avere 100 magliette, ok? Ok, io ho iniziato da qui, ok, dove abbiamo iniziato la maglietta, fino a qui ho lavorato 99 magliette, ok? Vado qui adesso nel foro. E vado a lavorare l'ultima magliette che è totale 100 magliette. Vi ricordate che io ho iniziato con 200 magliette, la metà sono 100, ok? Io ho fatto la prima metà nel primo giro, adesso il secondo giro. Non ve lo faccio vedere qui, ve lo faccio vedere con il campione perché facciamo prima a farvi vedere il lavoro. Per cui vado a prendere il campione che abbiamo lavorato insieme e vi faccio vedere come lavorare il secondo giro, ok? Qua è il campione e ho lavorato anche qui. Per esempio, voi lavorate 100 magliette, io ne ho lavorato, come vedete, la metà 20, ok? Per cui adesso andiamo a fare, questo è il primo giro, andiamo a fare il secondo giro. Ok, volevo dire che prima vi ho detto che lavoriamo 100 magliette, vi ricordate? Invece di 100 magliette ne lavoriamo totale 99 perché una maglia la dobbiamo togliere, per cui non lavoriamo l'ultima maglietta, lavoriamo solamente 99 magliette. Una maglia, qualsiasi taglia che lavorate, quando dividiamo, invece di fare, che ne so, noi abbiamo 200 maglie, ok, dividiamo 100 e 100, ne lavoriamo solamente 99, per cui adesso, per esempio, ne lavoro solamente 19, vedete, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 3, 19. Per cui invece di lavorare 99, ne lavorate 100, ne lavorate 99, ok? Perché se no non coincide con il lavoro che dobbiamo fare il multiplo, ok? Bene, adesso andiamo a fare il secondo giro, 3 catenelle, 1, 2 e 3, così poi lo capirete da solo il lavoro, ok? Adesso andiamo nella successiva, lavoriamo la seconda maglietta, nella successiva lavoriamo la terza maglietta, una catenella, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e ricominciamo 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione, andiamo, saltiamo una maglia, andiamo alla successiva, lavoriamo 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione e di nuovo andiamo a lavorare le 3 magliette, saltiamo una maglia, andiamo alla successiva, lavoriamo 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione. Saltiamo una maglia e finiamo con le 3 magliette, 1, 2 e 3. Alla terza catena iniziale lavoriamo l'ultima maglietta. Ok? Adesso andiamo a fare il terzo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3. Giriamo il lavoro e di nuovo lavoriamo ora tutte le magliette come si presentano, ok? Lavoriamo così tutte le magliette il terzo giro. Nel foro maglietta e dove c'è la maglietta si lavora la maglietta, ok? Lavoriamo così tutto il terzo giro. Finito il terzo giro vado qui alla terza catena iniziale e faccio l'ultima maglietta. Adesso andiamo a fare il quarto giro, una catenella e giriamo il lavoro. E dove abbiamo fatto la catenella rientriamo e facciamo una maglia bassa. Adesso andiamo a fare il quarto giro con tutte le maglie basse. Ogni maglietta sottostante lavoriamo una maglia bassa, così. Ok? Adesso lavoriamo tutto il quarto giro con le maglie basse. Così. Ok? Finiamo tutto il quarto giro. Sono arrivata fino al giro, dove c'è la terza catena iniziale, entro e faccio l'ultima maglia bassa. Adesso andiamo a fare il quinto giro. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vi ricordate che 3 catenelle, una magliette, una è di separazione. Saltiamo una maglia bassa, andiamo nella successiva e lavoriamo una maglietta.
una catenella, saltiamo una maglia, nella successiva lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo una maglia, nella successiva lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo una maglia, nella successiva lavoriamo una maglia alta. E questo è tutto il quinto giro così, ok? Finiamo un giro con la catena di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e lavoro l'ultima maglia alta. E questi sono i nostri giri, vedete? Dal primo al quinto giro. Il quinto giro ci ritroviamo con i fori e questa è la finitura del colore che avevamo fatto, se vi ricordate, della maglia. Adesso andiamo a fare di nuovo dal primo al quinto giro così, dopo vi dirò quanti gruppi ho fatto io, ok? Continuiamo così, iniziato con 3 catenine, poi ne farò magliette, dove c'è la maglietta lavorata a magliette, così tutto il primo giro, secondo, terzo, quarto e quinto giro. A dopo. Ok. Allora, da quando abbiamo iniziato, che abbiamo fatto di nuovo il primo giro fino al quinto giro con questo colore, ok? Poi abbiamo fatto, allora, praticamente 1, 2, 3, 2 con il bianco, 4, 5, 2 con l'azzurro e finisco 1 con il fucsia, come vedete. Ho fatto una metà di qua, una metà di qua, ok? Praticamente in totale i gruppi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi. Sapete che il gruppo è fatto dal primo al quinto giro. Ok, adesso questa è la parte dietro. Come avete visto, nella parte dietro non ho fatto nessun motivo come questo, perché la parte dietro lo lascio così, libero, pulito. Adesso andiamo a fare la parte davanti. Iniziamo di nuovo qui, lavoriamo sempre le 99 maglie alte e poi vi dirò come continuare, ok? Così sapete bene il lavoro. Adesso andiamo a fare io farò credo primo un gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, arriverò fino al bianco e poi vi dirò come continuare da qua, ok? A dopo. Ok, sono arrivata qui. Adesso vedete, stiamo facendo la parte sul davanti. Ho già fatto, vedete, i motivi 1 e 2. E ora sono arrivata qui nell'ultimo giro. Nell'ultimo giro praticamente iniziamo a dividere il lavoro. Io ho lasciato 21 maglie basse, ho messo il segnapunti e 21 anche qui ho messo il segnapunti. Ok? Perché adesso andremo a fare la scollatura di qua e poi mano a mano andiamo a lavorare la parte finale fino alla fine, ok? Per cui vi faccio vedere adesso come continuare. Ricordatevi che qua io la parte di dietro non l'ho lavorata il motivo da quando abbiamo diviso, ok? Solo la parte davanti, per cui ho iniziato da qui fino ad arrivare qui, ok? Questa parte qua. E la stessa cosa l'ho fatto qui, ok? Solo la parte sul davanti, dietro no, perché così ci rimane tutto liscio normalmente, senza motivo, perché sennò sembra un po'. Poi volete voi, se volete farlo anche la parte dietro, ok? Bene, adesso andiamo a fare l'ultimo giro e il quinto giro, ok? Però ricordatevi di dividere la parte, questa è la parte del collo e questa è la parte delle spalle, perché io ho lasciato 21 maglie e 21 maglie. Facciamo il quinto giro, ok? Che se ricordate 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Giriamo il lavoro. Adesso saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e lavoriamo la maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo alla successiva, facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo alla successiva, lavoriamo la maglia alta. Catenella, saltiamo una maglia, andiamo alla successiva, lavoriamo la maglia alta. Così lavoriamo fino a dove c'è il segnapunti, ok? Sono alla fine del giro, vedete, abbiamo fatto totale 9 fori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Con questo, dove c'è il segnapunti, faccio 10. Salto una maglia e l'ultima faccio una maglia alta. E totale abbiamo lavorato 10 fori, se vedete. 2, 4, 6, 8 e 10. Adesso, per andare ad arrivare fino a qui, lavoriamo di nuovo con maglie basse. Entriamo qui dove c'è la maglia alta, entro
e faccio una maglia bassa così, ok? Così. E lavoriamo così tutte le maglie basse adesso. Tutte maglie basse fino ad arrivare lì dove c'è la seconda parte del segnapunto. Vedete, io sto facendo tutte maglie basse, ok? Così. Vado avanti e lavoro tutte le maglie basse fino a dove c'è il mio segnapunti, che da lì inizio di nuovo il nostro motivo, che è praticamente l'ultimo giro del quinto giro, ok? Con il bianco finisco, ok? Vado avanti fino a qui dove c'è il segnapunti. Ho fatto tutte le maglie basse, vedete? Adesso qua sono dove c'è il segnapunti, lo tolgo, ok? Entro con una maglia bassissima, così, e vado a fare adesso 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto una maglia, vado nella successiva, lavoro una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva, lavoro una maglia alta. E adesso così lavoriamo fino ad arrivare alla fine del giro, ok? Finendo l'ultimo giro, che è il quinto giro. Facciamo una catenella di separazione, saltiamo una maglia successiva, maglia alta, catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo successiva, maglia alta, catenella di separazione, saltiamo una maglia successiva, maglia alta, catenella di separazione, saltiamo una maglia successiva, maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia successiva, maglia alta. Catena di separazione, salto una maglia nell'ultima maglia bassa, entro e faccio una maglia alta. E anche qui vado a tagliare il filo perché mai l'ho finito, non mi serve più perché abbiamo fatto il quinto giro. Adesso vi faccio vedere come è venuta. Ok, adesso vedete, qua abbiamo fatto 10 fori, qua sono 10 fori, 2, 4, 6, 8, 10, 10 di qua. Adesso mano a mano iniziamo di nuovo dal primo giro fino al quinto giro, dal primo giro al quinto giro, dal primo giro al quinto giro, cambiando di colore. Naturalmente se avete fatto un unico colore andate avanti così. Adesso ricomincio dal primo giro e faccio fino a questa parte qui, lavoro tutta questa parte qui. Perché questa ormai è la parte del collo, e poi ricomincio di nuovo di qua, maglia alta, e di nuovo lavoriamo tutte le maglie alte. Vi ricordo che qui, nella parte dietro, abbiamo finito con tutte le maglie alte, ok? Per cui andiamo a finire adesso questa parte qui. Vi faccio vedere l'inizio di questa maglia e poi continuiamo. Adesso io entro qui dove c'è la maglia alta, prendo il filo che adesso mi vado a fare con l'azzurro. Ok, nascondo il filo. Ok, così faccio le 3 catenelle e vado adesso nel foro e lavoro la maglietta. Dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta, così intanto vado a nascondere il filato, ok? Nel foro maglietta. Io c'è la maglietta, lavoro la maglietta, nel foro maglietta e così via. Lavoriamo così fino ad arrivare qui, vedete, siamo avanti maglietta, fino ad arrivare qui dove ci sono le catenelle, vedete? Finiamo questo giro così. Ok, ho lavorato tutte le magliette, ho fatto nel foro la maglietta, adesso vado all'altezza catenella iniziale, entro e faccio una maglietta. E abbiamo fatto già il primo giro, ok? Il secondo giro di nuovo 3 catenelle e lavorate così tutto il giro, i 5 giri, scusate. Adesso nel secondo giro facciamo le 3 magliette, 1, 2 e 3 catenelle di separazione, salto una maglia e volta successiva lavoro di nuovo le 3 magliette. Lavoriamo così adesso il secondo giro, terzo, quarto e quinto e così via, fino ad arrivare alla misura che abbiamo fatto là dietro, ok? Andiamo a finire questo lavoro qua. Come vedete,
Io questa parte qui l'ho già realizzata e ho anche fatto, vedete, il motivo sopra. Io questa volta il motivo qui, la parte sopra, l'ho fatto ogni volta che siamo a quinto giro, ok? Solo nell'ultimo no. Così almeno viene ancora bello il lavoro. Adesso lo vediamo così, ma dopo finito. Adesso andiamo a fare un'altra cosa, mi volevo correggere. Io vi avevo detto prima di lasciare 21 maglie basse, invece no, ne dovete lasciare 23, ok? Devono uscire fuori 11 fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E la stessa cosa qua, vedete? Se andate a contare i motivi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, per cui 23 maglie basse andate a lavorare, poi tutto il resto maglie basse e poi di qua di nuovo 23 maglie lavorate. Ok, volevo correggermi questo, va bene? Adesso vado a fare anche questa parte qui e poi ci ritroviamo. Ok, io la parte di qua anche l'ho fatto, praticamente mi ho fatto una parte qui. Ok. E questa parte qui, come avete visto, ho già fatto anche i motivi. Questa volta ho finito con il viola, ok, il fucsia, scusate, e poi due di bianco, ok, e poi qua niente. Adesso andiamo a cucire. Ok, adesso vado alla terza catenella qui iniziale e vado a chiudere il lavoro, ok, così. Andiamo da una parte all'altra, ripasso di nuovo qui perché così assicuro il lavoro e riprendo di nuovo la maglia. Adesso andiamo a cucire la parte dentro, ok? Da una catenella all'altra, così rimane pulita la maglia. Ok, così. Stringete troppo, eh? Così. E andiamo a lavorare così fino ad arrivare qui, dove ci sono tutte le maglie, poi andate a fare anche l'altra parte, ok? Andiamo a finire questo lavoro. Ok, ho cucito questa parte qui, vedete? Una e una, due. Perfetto, adesso andiamo a fare le maniche. Allora, io ho cucito un po' di questo lato qua perché era troppo largo, per cui voi dovete provare se vedete che è troppo grande per la manica, andate a cucire un lato, ok? E adesso andiamo a fare le maniche. E vi faccio vedere come realizzarle. Ok, scusate, pensavo di aver registrato la manica, invece niente, va bene, però vi spiego che è facilissimo da fare. Allora, adesso una ricomincia qui dal centro e inizia a fare totale, io ne ho fatte 70, 82 magliette, 36, 70, scusa, 72 magliette perché è diviso a 4. Sapete che il multiplo è di 4 maglie, ok? Per cui poi dipende se l'avete fatto più grande, vengono più maglie. L'importante è che sapete che è un multiplo di 4, ok? Così non vi sbagliate. E poi fate il primo giro subito di magliette, il secondo giro, il terzo giro, il quarto giro e il quinto giro. E ripetete la stessa cosa, dal primo al quinto giro. Io mi sono fermata subito con due colori perché mi va bene così la manica, vedete? E poi ho fatto, come sempre, al quinto giro il motivo con il bianco e il motivo con l'azzurro, vedete? La stessa cosa l'ho fatta anche qua, nell'altra manica, ok? Bene, adesso la faccio vedere completa così finiamo. Ok, qua è la maglia, vedete com'è bella. Qua, se volete, potete fare anche delle maglie bassissime, ok? Se volete riprendere e fare tipo un collo ancora più un po' più alto, ma per me va bene così, va benissimo. Come vedete, qui davanti lavorato tutto, unico modello, vedete?
Invece la parte dietro, se vi ricordate, da una parte qua l'azzurro finisce solo sul davanti, il lavoro, ok? Da qua a qua, invece la parte dietro non c'è, perché facciamo tutto unito intorno al colore bianco, poi la parte qui che c'è l'azzurro non ho lavorato la parte dietro, perché ho lasciato, come vedete, tutto unico motivo sopra, detto come bello. Bene, io vi ho fatto vedere la maglia, vi ho fatto vedere come è venuta. Io spero che vi sia piaciuto questo modellino, che non ce ne sono ancora in giro, e devo dire che è molto molto facile da realizzare. Bene, detto questo, se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, cliccate sempre like, e per qualsiasi cosa sapete che abbiamo un numero WhatsApp che metterò sempre sul box informazione, e così potete anche entrare nel gruppo del WhatsApp, o se no potete anche scrivere direttamente senza entrarci, va bene? Bene, detto questo, adesso vi saluto, al prossimo tutorial, ciao ciao!